Benvenute e benvenuti. Con l'incontro di oggi inauguriamo la rubrica Educazione civica e cittadinanza digitale che avrete avuto modo probabilmente di visitare. E gli obiettivi di questa nuova rubrica sono sostanzialmente due. Il primo è quello di esaminare la legge sull'educazione alla cittadinanza, quindi la legge 92 del 2019, ma soprattutto di proporre, come vedremo anche su consiglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di proporre una transizione di tipo flessibile, diciamo una transizione nella continuità tra cittadinanza e Costituzione, che stiamo ancora facendo quest'anno, e il prossimo anno appunto con la legge sull'educazione civica. La seconda parte, e quindi ci saranno poi dei nuovi incontri, che hanno a che fare con la necessità e l'urgenza di formare una cultura e delle competenze di cittadinanza digitale. Non per niente l'articolo principale della legge 92 è appunto l'articolo 5, quello che è dedicato alle varie attività e alle varie competenze che devono essere sviluppate all'interno appunto della formazione di una cultura e di una cittadinanza digitale. L'incontro di oggi è diviso in tre parti. Avremo una prima parte appunto di riflessioni sulla cittadinanza e Costituzione, sull'educazione civica e sulle discussioni che in realtà sono già ampie e si sono già sviluppate durante l'elaborazione della legge. Nella parte centrale vedremo un breve video. Un'intervista a Norberto Bobbio con una definizione di democrazia sulla quale torneremo, sulla quale lavoreremo. Alla fine, come sempre, dedicheremo un po' di tempo a presentare degli esempi di didattica attiva, di ricerca, di esempi di ricercazione o di video che possono essere esempi, diciamo, buone pratiche che si possono sviluppare anche all'interno, direttamente anche all'interno della didattica. Quindi questo è quanto abbiamo già detto. La legge attraverso questo link lo troverete sulla Gazzetta Ufficiale. Parleremo delle linee guida del decreto e del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione perché dà un po' l'ottica di questo nostro approccio, che è quello di fare una transizione morbida, ma soprattutto di utilizzare quest'anno come anno di transizione e quindi come momento in cui si riflette, si coinvolgono i genitori, si fa formazione dei docenti e si affrontano i problemi un pochino più complessi come l'introduzione del voto, del coordinatore, eccetera. Daremo conto un po' delle critiche del dibattito che ci sono state in questo periodo e appunto, come abbiamo detto, alla fine vedremo un esempio di ricercazione fatto con classi della scuola media. Le risorse principali le trovate linkate all'interno della rubrica e quindi potete accedere direttamente. Abbiamo già detto che dobbiamo tenere presenti due obiettivi finali, quello appunto di arrivare all'educazione civica attraverso una riflessione anche su cittadinanza e Costituzione e sulla continuità tra cittadinanza e Costituzione e l'educazione civica, ma soprattutto, e a questo saranno dedicati poi i prossimi incontri di gennaio e febbraio, sulla necessità e sull'urgenza di un'educazione alla cittadinanza digitale. Potete trovare e scaricare la legge a questo indirizzo oppure trovate una versione in PDF già sottolineata.
Le linee guida che accompagnavano il decreto, sono utili in attesa dell'uscita delle nuove linee guida, quelle definitive, per cominciare a orientarsi, nella, riflessione che vogliamo fare insieme, rispetto all'educazione, civica. Allora, il concetto fondamentale è quello di inserire dall'anno prossimo, dal 1 settembre del 2020, l'educazione civica all'interno del TOF e del curriculum scolastico. La legge prevede una serie di filoni e di temi piuttosto ampia: Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell'Unione Europea, degli organismi internazionali, storia della bandiera dell'inno nazionale, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che è stata votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che trovate a questo link, ma di cui parleremo ancora. Poi l'educazione alla cittadinanza digitale, a cui è dedicata il maggior spazio all'interno della legge, elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro, educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile, tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni, delle eccellenze territoriali e agroalimentari, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici, formazione di base in materia di protezione civile. Questo è quanto contenuto dalla legge. Allora, l'impressione è che da un lato ci siano 40 tipi di, contate, ci sono 40 tipi di educazione, quindi di sviluppi e di filoni diversi. La osservazione rispetto a questa legge, che come sapete è stata approvata da tutte le forze politiche, con una sola astensione al Senato da parte di un partito, il Partito Democratico, perché era stato proposto di aggiungere anche la l'educazione all'affettività come contrasto alla violenza di genere, alla violenza contro le donne. Allora, l'impressione è che tutti i vari partiti che avevano elaborato le loro proposte hanno buttato all'interno di un unico contenitore, che risulta per questo ampio ma anche un po' disordinato, tutti i filoni che ognuno di loro preferiva fossero sviluppati. Questo, per esempio, riguarda gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile rispetto appunto all'Unione Europea. E allora parliamo di povertà, di fame, di benessere, di istruzione, di parità di genere, di acqua pulita e così via, la vita sotto l'acqua, la vita sulla terra, già questi sono 17 filoni di lavoro. In concreto, all'interno del piano triennale dell'offerta formativa del curriculum dei ragazzi sono previste 33 ore, anche avvalendosi delle quote di autonomia, e vedremo questo che cosa significa. Comunque ci dovranno essere nell'ambito dell'anno 33 ore dedicate a non la materia, ma alla attività trasversale che è l'educazione civica. Cosa vuol dire avvalendosi delle quote dell'autonomia? Vuol dire che non ci saranno ore in più, ma che per esempio il docente che farà da coordinatore, scelto dal dirigente scolastico, ma che comunque dovrà coordinare a livello di scuola e a livello di consigli di classe e di interclasse questa attività, potrà essere preso dall'organico dell'autonomia, cioè da quell'organico aggiuntivo che viene dato alle scuole. Nelle superiori spesso ci sono insegnanti di diritto. Particolare attenzione, dicevamo, alla cittadinanza digitale, e qui vengono distinte abilità e conoscenze, da un lato quelle più generiche che conosciamo meglio, il confronto delle informazioni, le regole per una corretta comunicazione e una corretta relazione all'interno della rete rispetto degli altri, quindi poi la netiquette e così via, ma anche tematiche più approfondite e specifiche come
la identità, o meglio le identità che noi abbiamo all'interno della rete, è il grande tema della gestione dei dati. La Costituzione costituisce, secondo l'articolo 4, il punto di partenza nella sua nascita, nella sua evoluzione, come fondamento dell'educazione civica, il punto di partenza del nostro lavoro. Aggiungo che anche la sua struttura fa parte delle garanzie istituzionali. Per esempio, e faremo degli esempi nei prossimi incontri, l'equilibrio fra i tre poteri è ancora fondamentale, importante. Gli organi di garanzia, come il Presidente della Repubblica e la Consulta, no? La Corte Costituzionale. In cittadinanza e Costituzione, in effetti, in tutti questi anni, dal 2008-2009, abbiamo parlato molto della cittadinanza e delle educazioni. Anche qua abbiamo contato fino a 40 tipi di educazioni, alcune evidentemente molto collegate al discorso della cittadinanza, altre che andrebbero specificate meglio. Allora, abbiamo parlato molto di cittadinanza e poco di Costituzione. La trasversalità è un concetto fondamentale. Ogni disciplina è di per sé parte integrante dell'educazione civica. Questo vuol dire che non ci può essere l'insegnante che dice io insegno la materia X e quindi di queste cose non mi occupo. Anzi, il problema del coordinatore e di ogni singolo docente sarà quello di vedere quale tipo di contributo la conoscenza della lingua madre oppure la conoscenza delle altre lingue o la matematica o la fisica possono dare alla formazione di competenze di cittadinanza attiva. Ovviamente è necessario un momento, dei momenti di programmazione a cui sono più abituati la scuola primaria, per esempio, o la scuola materna. Ricordo che questa legge riguarda dalla scuola materna alla scuola superiore, quindi istituti secondari di secondo grado, ovviamente con modalità diverse, ma comunque ci saranno dei momenti anche nella scuola secondaria di primo e secondo grado di coordinamento e di programmazione. Questa programmazione sarà gestita nel senso di coordinata appunto dal docente che viene individuato in ogni scuola. E questo è un elemento di continuità rispetto a cittadinanza e Costituzione, ampia facoltà in merito alle specifiche modalità di insegnamento di questa educazione civica. Per esempio, possiamo radunare tutte le ore in un determinato periodo dell'anno. E con il contributo delle varie materie possiamo organizzare una settimana, 15 giorni, delle attività sul territorio o con altri enti, associazioni, eccetera, e quindi concentrarci in un determinato periodo. Un'altra possibilità è che la legge sulla autonomia, attraverso la flessibilità che rimane potere delle scuole, può pensare di ridurre parzialmente l'orario di alcune materie, quelle che hanno più ore, e quindi avere la possibilità di formare delle compresenze. L'ottica è quella di uscire dalla mentalità che magari in alcuni, diciamo, insegnanti un po' più pigri e meno informati, no, potrebbe l'impressione che potrebbe dare questa legge è quella che ci sarà una materia, e non è una materia, un'ora alla settimana, un voto, e ne parleremo, e magari un libro di testo, e le scuole e le case editrici saranno già, presto, sono già in grado in questo momento di progettare, di preparare i libri di testo che proporranno alle scuole. Questo perché formare alla cittadinanza come educare è compito di tutti i docenti per legge e non solo del docente di storia o di diritto o di chi fa dei progetti.
Allora, con un'articolazione diversa a seconda delle varie età, viene ripresa nella legge la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2018, quando sono state riviste le competenze chiave e le competenze di cittadinanza, e si è definita appunto la competenza di cittadinanza come la competenza che si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base anche alla comprensione delle strutture, dei concetti sociali, economici, giuridici e politici, oltre all'evoluzione e a livello globale della sostenibilità. Un appunto che possiamo cominciare a fare alla legge è che anche nell'articolo 5, quando si parla di competenze digitali, c'è un po' di esitazione nell'usare il concetto di competenze al quale ci siamo abituati negli ultimi decenni. Per esempio, nell'articolo 5 si citano tutta una serie di competenze che vanno sviluppate, ma molto spesso le si chiama conoscenze. Una volta sola viene usato il termine di competenze. Collegamento a questa revisione del 2018 delle competenze a livello generale è appunto l'affermazione di Bruno Losito, Terza Università di Roma, Pedagogia Sperimentale, che tutte le competenze chiave sono competenze di cittadinanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che imparare ad imparare, che sapersi esprimere nella lingua madre, che saper usare, cioè non essere analfabeti digitali, sono competenze chiave che però contribuiscono ad essere cittadino con gli stessi diritti di tutti gli altri. Allora, abbiamo già parlato del fatto che ci sarà un coordinatore che terrà le fila e cercherà di tenere insieme gli elementi fondamentali, insomma, di questo lavoro, di coordinare i vari consigli di classe e di interclasse a livello di scuola. In particolare sarà suo compito quello di proporre alla fine, in base alla partecipazione dei ragazzi, all'interesse dei ragazzi, alle attività che saranno state proposte, quello di proporre un voto in decimi, che sarebbe il voto dell'insegnamento di educazione civica. Ovviamente, come spesso succede rispetto alla scuola, era successo anche in parte per cittadinanza e costituzione, ma anche per la legge sul cyberbullismo, questo deve avvenire per la clausola dell'invarianza senza spendere un euro in più e senza aumentare l'organico delle scuole. Quindi, le scuole potranno, per la figura del coordinatore o per certe attività, attingere all'organico dell'autonomia, all'organico per l'offerta formativa, quello che una volta si chiamava l'organico d'istituto. Possono prevedere al loro interno, se ci sono i soldi, un gettone per questa figura che ha ovviamente un carico di lavoro maggiore, ma si affidano ancora una volta più compiti alla scuola senza destinare risorse economiche o risorse di organico. Allora, veniamo ai commenti, ai dibattiti. In realtà il dibattito è già aperto da molti mesi, e allora ci sarà bisogno all'interno delle scuole di momenti di orientamento e di riorganizzazione. Per questo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione consigliava di cominciare a parlarne durante quest'anno e prepararci a quello che succederà dal 1 settembre in poi. Allora, in quali ore si fa? Molti docenti diranno non nelle mie perché ne ho troppo poche. Chi le farà? Con quali risorse? Su quali temi? Come si arriva alla formulazione del voto di condotta e che ruolo avrà il consiglio di classe o di interclasse? E soprattutto,
si è già sottolineato il fatto che il voto relativo alla partecipazione alle attività di educazione civica non deve avere niente a che fare con il voto di condotta, come era successo in passato. Una cosa è la condotta, cioè il comportamento del ragazzo, che è la sua risposta in base ai suoi interessi, ma anche in base alle relazioni che lui ha con i docenti, con i propri compagni, con le proposte che vengono fatte a scuola, con le sue abilità. Dall'altra parte, invece, abbiamo a che fare con una valutazione che viene data rispetto a una ricerca, a una ricercazione, alla partecipazione di un'attività sul territorio. Ci sono degli interrogativi più corposi e più seri. Per esempio, che rapporto c'è fra la formazione di competenze di cittadinanza e la conoscenza delle regole? In altre parole, basta studiare gli articoli della Costituzione per diventare migliori cittadini? Un altro problema, quanto influisce sull'educazione dei nostri ragazzi l'esempio che noi diamo, il clima in cui vivono a casa, a scuola, nella società? No, quello che Losito chiama il clima di classe, il clima di scuola, compreso il clima che trovano all'interno del mondo web della rete. Questo ha a che fare col fatto che che i nostri ragazzi non apprendono da quello che noi diciamo loro o da quello che studiano, ma apprendono, e citeremo Freinet fra un po', apprendono dall'esempio, da quello che noi siamo, da quello che i genitori sono, da quello che i docenti sono. Allora, un genitore o un docente autoritario, non disponibile al dialogo, pur nel rispetto di ruoli diversi, non trasparente per esempio nella dichiarare prima i criteri di valutazione, non può poi predicare la democrazia che non sta testimoniando con il suo atteggiamento e con il suo comportamento. E allo quello stesso succede rispetto alla scuola, una scuola con forti tensioni, con rapporti non di tipo democratico, costruisce un clima che non è favorevole allo studio della Costituzione e alla comprensione della democrazia. Allora, per questo poi non basta alla fine studiare alcuni articoli della Costituzione a memoria, sarebbe una scorciatoia. Facciamo un appunto, una pagina di riflessione su come è nata l'educazione civica. Allora, quando io frequentavo la scuola media, quindi all'inizio degli anni 60, andavano alla scuola media solo il 30% dei giovani, il resto andava per metà all'avviamento professionale, per metà direttamente a lavorare. Si studiava latino e c'era già l'educazione civica, perché l'aveva introdotta il ministro di allora, che era il ministro Aldo Moro. La differenza è che quella educazione civica, sommata alla storia, aveva più ore di quelle che noi avremo a disposizione dal 1° di settembre. Cioè avevamo all'epoca 68 ore di storia contro le 66 attuali e 30 ore dedicate all'educazione civica, quindi 30 ore in più. Poi quando c'è stata la riforma Gelmini che ha tagliato una cattedra, per esempio nella scuola media, nella scuola secondaria di primo grado, ho tagliato una cattedra di lettere su quattro e quindi ha ridotto da 11 a 9 le ore di lettere, che vuol dire ridurre le ore di italiano da 7 a 5. Cerchiamo di salvare 2 ore di storia, c'è poi un'ora in genere di geografia e ritorneremo sul fatto che la geografia è un po' la Cenerentola, no? Della nostra scuola, e nell'altra ora si cercava di fare o cittadinanza e costituzione oppure delle ricerche, quindi delle attività di tipo laboratoriale. Ecco, oggi esistono 66 ore di storia e zero di educazione civica, perché con la riforma Gelmini, mentre da un lato si introduceva cittadinanza e costituzione, dall'altra si tagliava l'organico delle scuole. Rimaneva solo l'organico frontale, quello relativo alle varie materie.
La Costituzione contiene, e su questo torneremo, contiene decine di diritti, contiene quattro doveri. Quello del rapporto fra diritti e doveri è uno dei temi sui quali dovremmo riflettere un pochino di più, perché noi da un lato abbiamo tutta una serie di diritti, come vedremo alcuni si espandono, altri si stanno restringendo, altri si sono trasferiti in rete. Ma abbiamo quattro doveri dei quali ci occupiamo poco. Bobbio diceva: se io avessi ancora tempo, ero ormai anziano, non scriverei più un libricino che poi vedremo utilizzato nella scuola, nella didattica, l'età dei diritti, ma scriverei l'età dei doveri. I doveri sono quattro: quello di pagare le tasse, e ognuno di noi può fare le sue riflessioni, quello di difendere lo Stato, qualora no, la nostra nazione, qualora noi fossimo aggrediti, quello di partecipare, che è un diritto-dovere, di partecipare alle elezioni. E voi sapete che alle ultime elezioni europee solo il 54% degli aventi diritto si è presentato ai seggi, e dall'altra parte, nell'articolo 2 e in altre parti, si sottolinea il fatto che noi abbiamo dei diritti, ma abbiamo anche il dovere di contribuire con il nostro lavoro, con la nostra attività di cittadini, al miglioramento della società. Allora, per quanto riguarda cittadinanza e Costituzione, io ho avuto modo di seguire molti progetti di cittadinanza e Costituzione collaborando con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per molti anni. Abbiamo censito e monitorato migliaia di progetti ogni anno, e i corsi e i seminari che sono stati fatti sull'argomento hanno sempre avuto piuttosto attenzione, piuttosto diciamo un certo successo. La deriva che si è un po' evidenziata è che, partendo da cittadinanza e Costituzione, abbiamo aggiunto come componenti principali l'educazione ambientale, l'educazione alla salute, l'educazione alimentare, e siamo pienamente nell'ottica della cittadinanza. Siamo poi arrivati alla cittadinanza e alla cultura digitale, quella di cui mi occupo io, di cui parleremo in questi prossimi incontri. Abbiamo detto che siamo arrivati fino a 40 tipi di educazioni di tipo diverso, alcune più evidenti, altre da giustificare maggiormente rispetto al loro collegamento con le competenze di cittadinanza. Una seconda osservazione è che, a parte i momenti particolari o dei temi rituali, come la giornata del ricordo, della memoria, il 25 aprile, il 2 giugno, eccetera, la Costituzione e la storia sono finite un po' in un angolo. In altri termini, abbiamo parlato molto di cittadinanza e di diritti e meno di Costituzione e di doveri. Allora, uno dei problemi di cui dovremmo occuparci è che rapporto c'è fra diritti e democrazia. Che cos'è la democrazia oggi, nel momento in cui tutte le democrazie, tutti i tipi e i modelli di democrazia sono in crisi? Che rapporto c'è fra i diritti e i doveri, e che rapporto c'è fra tutto questo e il mondo e l'identità e la cittadinanza digitale? Due critiche che erano state fatte, la prima da un ministro della pubblica istruzione, era che un'attività come cittadinanza e Costituzione, in cui tutti erano responsabili perché era un'attività trasversale, nessuno poi ne rispondeva. Forse questo spiega l'introduzione del coordinatore. Ma un'altra osservazione è che, se non c'era uno spazio orario trasversale dedicato, appunto, si finiva di comprimere alcune materie, come la geografia. È uscito l'anno scorso un libro, 12 mappe per capire il mondo, cioè la geopolitica, quanto è importante, per esempio, la geografia fisica, i fiumi, i mari, le montagne, al fine, no, di determinare
sia la politica che la storia. E d'altra parte, dice Brusa, che è uno storico, non ha senso insegnare educazione alla cittadinanza se si diminuiscono le ore di storia, perché la storia è quella che studia da dove veniamo e come si è formata la società e la cittadinanza moderna. Allora, un attimo facciamo una deviazione, ecco, sul falso mito della democrazia ateniese, che è stata molto citata durante il dibattito parlamentare. La democrazia ateniese, come sapete, era una democrazia imperfetta, nel senso che erano esclusi dal diritto di partecipare, intanto tutte le donne, poi gli schiavi, gli stranieri, i metecci, e in un primo tempo partecipavano tutti i capi famiglia, poi aumentando il numero delle famiglie c'è stato un sistema di elezione e alla fine c'è stato un sistema di sorteggio, venivano sorteggiati 500 rappresentanti per governare la città. Allora, intanto è una democrazia che ha delle somiglianze, per esempio la morte di Socrate è uno dei primi esempi di l'accusa fatta a Socrate, quindi che ha determinato la sua morte, è uno dei primi esempi di fake news, di bufala. L'accusa era falsa. Anche in Parlamento ogni tanto abbiamo sentito citare delle frasi come questa: sapere cosa fare, saperlo spiegare agli altri, amare la propria patria, essere incorruttibili, secondo una deputata, diceva Tucidide, e il fatto che Tucidide questa frase non l'ha mai detta, è una cozzaglia, insomma, di frasi e di concetti, no? Che vengono espressi nella guerra del Peloponneso. Allora, veniamo al secondo tema fondamentale, che è quello della necessità e dell'urgenza di una cultura digitale da formare anche a scuola. Noi siamo un paese, l'Italia, in cui due papà su tre, entro un'ora dalla nascita, hanno già fotografato il loro figlio, la loro figlia. Qualcuno si mette avanti perché comincia a pubblicare le ecografie. Alla sera questa fotografia finisce nei social network e quindi comincia la vita e la cittadinanza digitale dei nostri bambini. Tutti abbiamo, quasi tutti, il 94% della popolazione italiana ha una doppia cittadinanza. Attenzione, perché ci avverte Soro, il garante della privacy, che negli ultimi anni 2 milioni delle foto dei nostri bimbi sono state prese e hanno alimentato la pedopornografia. Cioè noi abbiamo dato le foto dei nostri figli in mano alla pedopornografia. È evidente che tutti abbiamo due cittadinanze e due diverse identità sin da piccoli, ma purtroppo, anziché essere utenti della rete, a volte ne siamo dominati o a volte siamo degli utonti. Questo termine è stato usato per indicare le persone che usano in modo sprovveduto la rete e quindi ne diventano maggiormente vittime. Intanto solo metà di noi, 50 e qualcosa per cento delle famiglie italiane, ha un PC a casa. Il 38,8% delle famiglie italiane non ha il collegamento alla rete. Però il 94% di noi italiani, compresi i bambini e compresi gli anziani, hanno uno smartphone e usano lo smartphone per andare in rete e per utilizzare i social e per comunicare, non tenendo conto che lo smartphone è lo strumento peggiore, più pericoloso, per utilizzare il web. E ne parleremo nei prossimi incontri. Allora, l'altro argomento da approfondire è questo, cioè noi stiamo assistendo nel mondo alla fine del modello della democrazia socialista, stiamo parlando in questi giorni della caduta del muro di Berlino. Oggi non possiamo dire che la Russia, la Cina e gli altri paesi siano democrazie socialiste, quel modello non esiste più.
Stiamo assistendo alla crisi della democrazia parlamentare rappresentativa di stampo liberale in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Europa, in Asia. Stiamo assistendo al fallimento della illusione che una democrazia malata basta immergerla in rete per farla guarire miracolosamente. Il fatto è che la rete non salva e non danna. La rete moltiplica, velocizza enormemente, amplifica nel tempo e nello spazio quello che noi facciamo, decidiamo o diciamo. Come dice Bauman, però, non è colpa della rete, non è colpa degli algoritmi, ma è colpa dei cattivi padroni della rete, come li chiama Rampini, riferendosi ad Amazon, Apple, Google, Facebook, eccetera, che stanno dominando la rete. Che stanno dominando noi, che invece di essere degli utenti siamo quelli che vengono sfruttati. E Norberto Bobbio diceva che la computercrazia, cioè l'illusione che la democrazia in rete potesse essere una forma di democrazia diretta, è un concetto puerile. Nessun despota ha mai avuto, dice Bobbio, tanto potere quanto i governi, anche i governi democratici, di controllo e di influenza sui propri cittadini. Allora, che educazione civica si può insegnare in un paese a democrazia malata, democrazia in crisi? E vedremo gli studi e i dati. C'è uno scarto fra la democrazia formale, quella rappresentata nella Costituzione, e la democrazia reale, quella che viviamo tutti i giorni nella società, a scuola, in famiglia, a casa, ma anche nella società, e che vediamo rappresentata attraverso i media, i social network e i social media, ed è più che evidente che esiste una divaricazione. Allora, non possiamo far finta di niente, nel senso che il rischio è quello di mandare ai ragazzi un doppio messaggio, un doppio canale, che veicola messaggi di tipo diverso, uno in contrasto con l'altro, e quindi il problema è che non si sa più se credere alla Costituzione o credere alla realtà di una democrazia in difficoltà. Solo per cominciare, se siete interessati, vi propongo questo link in cui si comincia a ragionare con alcuni dati che riprenderemo in modo più approfondito, ma comunque ne riparleremo. La proposta che viene fatta anche dalla legge, ma comunque che sottolineiamo per la continuità del nostro lavoro sulla cittadinanza, è quella di lavorare sulla Costituzione e non di studiare a memoria gli articoli della Costituzione. Perché la Costituzione è un progetto, non è un decalogo da imparare a memoria. Bobbio diceva che la Costituzione è una promessa tradita e mai realizzata. La Costituzione è ancora e sempre, anche per Zagrebelsky, un progetto aperto, non realizzato, da difendere e da finire di realizzare. Concludeva Bobbio, il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di giustificarli, di discuterne, eccetera, quanto quello di difenderli, di proteggerli, perché li stiamo in tutto o in parte perdendo. E come vi avevo accennato, alla fine dice, se avessi tempo scriverei un'età dei doveri. Dice Freinet. Le acquisizioni non si fanno tramite lo studio delle regole e delle leggi, ma con l'esperienza, soprattutto in un ambito così importante e delicato come quello di costruire atteggiamenti verso la realtà, la vita, i valori, le scelte, eccetera. Quindi è illusorio pensare di modificare comportamenti e di costruire senso di responsabilità, disciplina, cura del bene comune e quant'altro soltanto con un'azione di tipo conoscitivo, cioè facendo studiare i ragazzi, come dicevamo prima, imparano non dalle nostre lezioni, ma da noi, e imparano dalle esperienze anche emotivamente e anche dal punto di vista relazionale
significative che fanno insieme a noi e coi loro compagni. Ancora Freinet, la democrazia di domani si prepara con la democrazia a scuola. Un regime autoritario a scuola non può essere formatore di cittadini democratici. La vita nuova della scuola quindi presuppone la cooperazione a scuola, la gestione anche da parte degli studenti, degli educatori, il coinvolgimento dei genitori nella vita e nel lavoro scolastico. Quello che Losito appunto ci diceva è il clima di scuola, il clima di classe e la loro influenza nella costruzione del senso della cittadinanza. Siamo alla fine di questa prima presentazione, di questo primo panorama, no, di argomenti, e noi a gennaio parleremo della cittadinanza digitale e del ruolo della scuola e della famiglia nella costruzione di competenze di cittadinanza digitale, della necessità e dell'urgenza di formare questa cittadinanza, perché stanno avvenendo delle cose gravi sia a livello sociale sia a livello di democrazia. La maggior parte delle elezioni, dalle elezioni negli USA in poi, come sappiamo, sono state manipolate attraverso delle fake news. Ma anche noi stiamo diventando sempre più quelli che vengono dominati dalla rete, non quelli che dominano la rete. Allora c'è necessità anche della consapevolezza di sapere in che mondo viviamo, ma anche in che mondo web, in che tipo di rete, in che fase della rete noi stiamo vivendo. Perché c'è stato nel 2009, da parte di quelli che abbiamo già citato, i cattivi padroni della rete, la scelta della personalizzazione, cioè di dare a ognuno di noi una rete di tipo diverso. Se noi interroghiamo Google, ognuno di noi avrà delle risposte di tipo diverso. Quindi Google non è neutrale, ma è personalizzato. E dall'altra parte delle conseguenze su di noi, delle fake news e della post-verità, come approfondiremo, a partire dal 2016 e dal 2017. A febbraio parleremo del rapporto fra democrazia, diritti e digitale, e allora che educazione civica insegnare in una società, in un mondo dove la democrazia ha dei problemi, della divaricazione fra la democrazia presentata formalmente ma non realizzata del tutto nella Costituzione, e la realtà della società e delle società democratiche in Italia e nel mondo. Quindi del ruolo della Costituzione come un progetto aperto e non come una conquista definitiva. La democrazia e i diritti, ci dice Bobbio, non sono mai una conquista definitiva, ma vanno continuamente difesi. Della fine e della sottovalutazione. Nichols ha scritto un libro molto interessante che è La fine della conoscenza. Vuol dire che oggi tendiamo a, nell'ottica di uno vale uno, siamo tutti uguali, che non è quello che dice la Costituzione, a pensare che non valgano le conoscenze o le competenze, siano esse quelle del docente che si è preparato e ha studiato, e poi si trova magari alcuni genitori che, visto che i figli vanno a scuola, pretendono di saperne più di lui, oppure del medico che si vede arrivare dei pazienti che gli dicono: ho letto sulla rete che ho questa malattia, lei cosa ne pensa? Insomma, no? Quindi dobbiamo fare i conti con la crisi della conoscenza, la sottovalutazione della conoscenza e della competenza, quello che Asimov sintetizzava in una frase: la mia ignoranza vale come la tua competenza. Allora, useremo spesso dei video, come abbiamo detto, anche degli esempi di unità didattiche, di ricerche, di ricercazione, e subito dopo il video vedremo un primo esempio di ricercazione. Il video di oggi è un video
di intervista a Norberto Bobbio sul concetto di democrazia. Ne vedremo una parte, ma useremo l'abitudine di fornire diversi video anche utilizzabili a livelli diversi con bambini più piccoli nella scuola media e elementare e ovviamente anche alle superiori. Spesso forniremo in ogni incontro dei materiali didattici, degli esempi di buone pratiche, in modo che ci possano essere le idee dei colleghi per attivare l'anno prossimo delle attività didattiche. Allora, il primo video appunto è un'intervista a Norberto Bobbio sul concetto di Costituzione. Professore Bobbio, se la democrazia fosse inflazionata nella realtà, così come lo è come concetto, probabilmente vivremmo in un mondo di uguaglianza universale, ma invece non è così. Si parla indistintamente di democrazia a proposito dell'Atene di Pericle, dei Soviet di Lenin, c'è la democrazia liberale, quella socialista, c'è la democrazia cristiana. Ecco, prima di addentrarci in questa discussione sulla democrazia, possiamo dare una definizione minima ma precisa di questo termine? Ma io ritengo che non sia soltanto possibile dare una definizione minima di democrazia, ma sia necessario. Perché se vogliamo metterci d'accordo quando parliamo di democrazia, dobbiamo intenderla in un certo modo limitato, cioè attribuendo al concetto di democrazia alcuni caratteri specifici sui quali possiamo essere tutti d'accordo. Ora, io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e semplicemente procedurale, vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Ora, si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive. Primo, tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia e dove democrazia non c'è. Ecco, quindi sia che si tratti di decidere di un condominio, che si tratti di decidere di una legge dello Stato, Ha detto valgono. benissimo, un'associazione. Qualsiasi associazione generalmente stabilisce quali sono le regole in base alle quali si prende decisioni che poi valgono. Anche se le decisioni vengono prese da pochi, da alcuni, anche da uno solo, l'importante è che quella decisione venga presa in base a quelle regole. Ecco, quando lei dice queste cose mi viene in mente che se effettivamente nel mondo esistono alcuni, forse neanche troppi, stati democratici, all'interno anche di questi stati democratici, penso a tutti gli apparati della produzione, agli apparati dei servizi, a molte delle istituzioni, dalle scuole alle caserme, eccetera, ecco, io non ci ritrovo molte delle Lei due. ha praticamente ragione, qui stiamo parlando di democrazia politica. Difatti io ho considerato come una delle promesse non mantenute della democrazia proprio il fatto che la democrazia politica non si è estesa alla società e non si è trasformata in democrazia sociale. A rigore una società democratica dovrebbe essere democratica, cioè dovrebbe avere queste regole, funzionamento e democrazia, nella maggior parte dei centri di potere. Questo in realtà nella maggior parte delle democrazie non è avvenuto. Qual è poi il centro di potere in cui dovrebbe avvenire questa estensione delle regole democratiche? È la fabbrica. Nella fabbrica in realtà no, non esiste all'interno della fabbrica un regime democratico. Vale dire, le decisioni vengono prese da una parte sola, dall'altra parte c'è la possibilità di un certo controllo delle decisioni, ma le decisioni non vengono prese da tutte le parti che sono in gioco in quel centro di potere.
Quindi diciamo, lei pensa che sia auspicabile questa autodeterminazione, diciamo, della propria vita produttiva, Ma cioè io credo che questo sia l'ideale limite della democrazia. a cui tende? Certamente questo è il limite della democrazia. Però nello stesso tempo osservo che ci sono molti luoghi in cui le regole della democrazia sono state istituite, ma non vengono osservate. Per esempio? Per esempio nei partiti, all'interno dei partiti. I partiti sono associazioni che hanno delle regole democratiche per le decisioni collettive nell'ambito dei partiti. Noi sappiamo benissimo che la democrazia dei partiti è molto scarsa, molto limitata. Direi la stessa cosa per i sindacati. Abbiamo parlato di democrazia e vorrei cercare di cogliere quali sono i nessi fra democrazia e liberalismo. Probabilmente dopo la rivoluzione d'ottobre il mondo occidentale, essendo stato distinto dal mondo dell'est, dal mondo dei soviet, dal mondo comunista, si è fatta probabilmente un po' di confusione ad occidente, cioè tutte le ideologie più o meno che non fossero quelle comuniste sono state messe un po' tutte insieme. Eppure noi sappiamo, ad esempio, che liberalismo e democrazia non hanno avuto sempre un buon rapporto nei secoli. Ecco, possiamo provare a stabilire queste differenze storiche e ideali fra il liberalismo e la democrazia. Ma storicamente liberalismo e democrazia sono stati spesso contrapposti. Sono stati spesso contrapposti quando però di democrazia non si dava questa definizione che ho dato io, si dava una definizione non formale o procedurale di democrazia, ma si dava una definizione, come si dice, contenutistica, sostanziale. Cioè, per democrazia si intendeva una società egualitaria, o perlomeno più egualitaria delle società precedenti. Certo, se si intende per democrazia una società al massimo egualitaria, c'è un contrasto fra liberalismo e democrazia. Però se noi partiamo dalla definizione procedurale di Democrazia. democrazia, ci rendiamo conto che la democrazia, quella che oggi noi intendiamo per democrazia, non è altro che la naturale prosecuzione del liberalismo, naturale conseguenza del liberalismo, perché il liberalismo ha affermato alcuni diritti fondamentali, che erano i diritti di libertà e i cosiddetti diritti civili, il diritto di libertà di associazione, di riunione, di stampa, di opinione, di religione, eccetera. Con la democrazia si è affermato un altro diritto fondamentale, il diritto politico, quello che si chiama diritto politico, vuol dire il diritto di prendere parte alle decisioni collettive. All'inizio c'erano degli stati liberali che non erano democratici perché prendevano parte alle decisioni collettive soltanto alcuni, generalmente gli abbienti, c'erano delle limitazioni di voto molto gravi per cui votavano soltanto una piccola parte. Dei cittadini, 2-3% dei cittadini. Poi via via è avvenuta l'estensione del suffragio. Oggi negli stati che noi chiamiamo democratici c'è il suffragio universale, generalmente il suffragio universale maschile e femminile. Vale dire che c'è stata l'estensione del diritto politico a tutti. Allora, dicevamo che Bobbio ha introdotto una serie di riflessioni. Intanto che la democrazia è un momento in cui si può, in cui tutti possono andare a votare e in cui lo possono fare liberamente. Dicevamo che durante il fascismo si andava a votare, ma erano dei referendum e le persone che votavano in modo contrario al regime erano controllate, quindi questa non era una democrazia, era una dittatura. Un secondo concetto importante di Bobbio, col quale proseguiremo e termineremo il nostro discorso, è che c'è una democrazia formale, quella delineata all'interno della Costituzione, e che c'è invece una democrazia sociale, politica e sociale. Quindi cosa succede all'interno dei partiti, cosa succede nella società, nelle associazioni, nella scuola, nella famiglia, ma anche per esempio nei sindacati. E quindi il concetto è quello di una democrazia diffusa. La democrazia diffusa è
il concetto limite, cioè sarebbe l'ideale della l'utopia della democrazia. Cominciamo dal fatto che possiamo andare a votare, che lo stiamo facendo abbastanza liberamente, anche se, come vedremo nello sviluppo del discorso sul digitale, dal 2016-2017 tutte le elezioni importanti dagli Stati Uniti, le europee, da noi in Italia, sono ormai condizionate dallo spostamento di alcuni milioni di voti attraverso le fake news. L'ultimo concetto che esprime Bobbio e che ci può essere utile è quello del fatto che il liberalismo nasce come una situazione di elite, perché è la borghesia, non è il popolo, no? Ma conquista una serie di diritti e fra un po' ne parliamo. Allora, l'insieme di liberalismo e di altre condizioni fa sì che esista quella forma di democrazia che noi chiamiamo democrazia liberale rappresentativa. Allora, abbiamo detto che ogni volta ci saranno degli esempi di didattica, di buone pratiche già attuate. Questa è una ricerca sul pensiero di Norberto Bobbio, o meglio, è una ricerca sulla Costituzione fatta alla luce di un libretto di Norberto Bobbio di poche pagine che si intitola L'età dei diritti, dato che la nostra scuola era intitolata Norberto Bobbio, per 6 anni, 3 cicli, seconda, terza, media, abbiamo studiato la Costituzione insieme ai ragazzi attraverso questi concetti fondamentali come guida. Il punto di partenza era che i ragazzi, ma anche noi adulti, ormai viviamo immersi in diritti, in democrazia, però non ce ne accorgiamo neanche. Come ognuno di noi sta facendo una cosa in questo momento di cui non è consapevole, che è respirare. L'unico modo per far capire che stiamo respirando sarebbe quello di togliere un po' d'aria. Allora cominciamo a boccheggiare e ci rendiamo conto che c'era l'aria e non ce ne eravamo resi conto. I ragazzi spesso non sono consapevoli della storia e delle lotte, no? Che attraverso le quali i diritti sono stati affermati, conquistati, difesi, del fatto che c'è una relatività dei diritti nello spazio e nel tempo, cioè certi diritti ci sono in certi paesi, in altri no. Pensiamo alla Cina e alla Russia, dove la libertà di espressione non esiste, e pensiamo a noi, dove la libertà di espressione viene deformata attraverso l'uso dei social network. Che esistono paesi e uomini senza diritti, e del fatto che i diritti non sono una conquista come la democrazia, come la Costituzione definitiva, ma che si possono in qualsiasi momento perdere in tutto o in parte. Allora, per fare questo bisogna guardare che cosa c'è dietro un diritto, e lo abbiamo fatto con due modalità diverse. Vi lascio leggere ovviamente gli interventi. La produzione era divisa in una rappresentazione a 3 voci. La voce di Norberto Bobbio, che era di un'attrice al Salone del Libro, nello stand della regione insieme alla famiglia Bobbio, in un'altra occasione invece era il nipote di Bobbio, le osservazioni dei ragazzi e le osservazioni poche del docente. Allora, i ragazzi hanno lavorato per 3 anni sui primi 54 articoli della Costituzione, quindi principi fondamentali 12, diritti e doveri. E hanno assunto l'idea di Bobbio che un diritto nasca da un bisogno in un determinato momento della storia, quando un gruppo sociale è disponibile a lottare, a sacrificarsi, qualche volta anche a morire o perdere il lavoro per conquistare questo diritto. Cioè, i diritti sostanzialmente sono storici e sono relativi. I ragazzi hanno poi colorato
primi 54 articoli della Costituzione con quattro colori diversi, perché, come stiamo per vedere, Bobbio distingue quattro generazioni dei diritti. Questi sono gli esempi che fa Bobbio rispetto alla conquista della libertà religiosa, della libertà politica, di quella sociale, e anche i diritti di terza generazione, come vedremo, che sono quelli del 1900, a cui si affiancano dei diritti che Bobbio ha appena il tempo di vedere, perché poi morirà, che sono quelli di quarta generazione, cioè quelli che hanno a che fare nel 2000 con la rete, con il web, con il mondo, diciamo, della globalizzazione e del villaggio globale. Allora, in particolare, prima generazione dei diritti. Siamo nel 1700, la borghesia lotta contro la monarchia, la nobiltà e il clero per affermare dei diritti, per strappare dei diritti di carattere individuale. Sono le libertà individuali, liberali, illuministiche, che si affermano con la rivoluzione americana e con la rivoluzione francese, che sono la libertà di fare una cosa. Cioè lo Stato non può impedire al cittadino di fare una cosa. Stiamo parlando della libertà di pensiero, della libertà di opinione, di associazione, di espressione, di stampa, quindi diritti di prima generazione. Diritti di seconda generazione sono quelli del 1800, quando le lotte dei movimenti sindacali, operai, contadini, soprattutto in Europa, hanno strappato, conquistato delle libertà di tipo sociale. Cioè, Bobbio li chiama le libertà da. La libertà dal bisogno si conquista quando uno ha un lavoro. La libertà dall'ignoranza si conquista quando uno ha diritto all'istruzione, quindi va a scuola e così via. Allora, in questo caso lo Stato, come dice la nostra Costituzione, deve essere attivo a promuovere, addirittura a rimuovere gli impedimenti che impediscono al cittadino di esercitare quel diritto. Stiamo parlando del diritto al lavoro, del diritto all'istruzione, alla salute, all'assistenza e così via. Arriviamo ai diritti di terza generazione, quelli in blu, sono i diritti del 1900. Allora, sono diritti sociali o individuali che riguardano dei gruppi umani, dei cittadini del mondo. Allora, non sono più i singoli stati, ma sono delle organizzazioni, come l'ONU, come organizzazioni internazionali, che vedono l'uomo da diversi punti di vista. Allora, sono il diritto del fanciullo, il diritto dell'anziano, il diritto del malato, il diritto del disabile, del consumatore e così via. Saranno lo Stato e le istituzioni internazionali che dovranno promuovere, no, e cercare di difendere questi diritti. Stiamo parlando della qualità della vita, della comunicazione, dell'ambiente e della pace. Abbiamo già detto che i diritti di quarta generazione, quelli in arancione, sono i più recenti, legati allo sviluppo dell'informatica e delle telecomunicazioni, riguardano il villaggio globale. È un problema di questi diritti, è un problema, diciamo, il web, la rete è un problema per definizione mondiale, non globale. Stiamo parlando di privacy, di sicurezza nelle sue varie forme, anche in rete, come vedremo. La prima scoperta che hanno fatto i ragazzi è che i diritti di quarta generazione non erano altro che la espansione nel web di diritti già presenti nella Costituzione, che riguardavano però libertà di tipo individuale, quelle derivate dal liberalismo, dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese americana. Articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Allora, in Cina o in Russia, dove lo Stato controlla la rete perché è l'unico provider che controlla chi lo usa, la gente non è libera, non si può esprimere, non può muoversi, viene controllata anche nel web.
Articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Ma allora anche quelle espansioni del nostro domicilio, che sono il computer, il portatile, il tablet, lo smartphone che mi porto dietro, devono essere protetti. Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza. E questo vuol dire che bisogna proteggere anche la posta elettronica. Articolo 17. I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Allora è possibile riunirsi anche in rete, in forum, chat, blog e così via. Articolo 18. I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente. Allora anche in rete possono nascere siti, associazioni e altre forme di comunità. L'osservazione che io ho fatto alla fine di questi lavori è che i ragazzi avevano capito alcune cose con la testa, cioè c'era stato uno sviluppo di tipo cognitivo. Avevano fatto delle belle ricerche, le abbiamo portate appunto alla Fiera del Libro, abbiamo fatto degli spettacoli teatrali con la famiglia Bobbio. La mia domanda era se queste conoscenze, questo lavoro aveva maturato dei cambiamenti nel loro atteggiamento e nelle loro competenze. Allora, comincerei da quello che i ragazzi hanno capito. I ragazzi alla fine hanno detto: abbiamo capito che i diritti nascono da bisogni che emergono in un momento della storia, quindi sono relativi. Praticamente il processo è un bisogno che diventa e viene reclamato come diritto quando il diritto viene sancito, messo nella Costituzione, in una legge, eccetera, diventa un diritto effettivo. La seconda osservazione è che l'affermazione di un diritto è sempre lo spostamento di un confine fra persone e gruppi sociali. I liberali hanno combattuto contro la monarchia, il clero, contro la nobiltà e così via. Gli operai, i contadini hanno combattuto contro la borghesia. In altre parole, se io cerco di conquistare un diritto e quindi di allargare le mie possibilità, dall'altra parte qualcuno deve rinunciare a qualcosa. Nella pagina successiva, come vedremo, Bobbio ci dice: l'abolizione della schiavitù prevede l'abolizione di un diritto, che è il diritto di possedere degli schiavi, cosa che fino a un certo punto era normale. Mettiamola anche dal punto di vista della classe. I ragazzi stanno in un banco con un compagno, ma se uno si allarga troppo, allora l'altro compagno si deve restringere un po'. Terza osservazione, i diritti si devono conquistare, ma si possono anche perdere in tutto o in parte, non c'è mai una conquista definitiva. Un diritto quindi va difeso e esercitato, se no sparisce. E come dicevamo, quelli di quarta generazione sono il momento, sono il potenziamento dei diritti di prima generazione. Quindi questo è quello che avevano capito con la testa. Allora, la mia impressione, anche vedendo begli esami, belle relazioni, bei voti, eccetera, era, leggendo i temi d'esame, che in realtà non fosse cambiato tutto quello che speravamo nei loro atteggiamenti e nelle loro idee, opinioni, scelte. E quindi abbiamo pensato con i colleghi di spostare la metodologia dallo studio e dalla riflessione sull'altra strada, cioè quello di non incidere sul cervello, sulle conoscenze, ma di colpire i ragazzi nella sfera emotiva e relazionale, quella che a cui sono più sensibili e quella che poi fa sì che le acquisizioni siano più permanenti. Allora, come si sta senza un diritto, senza amici, senza sicurezza, senza la possibilità di esprimersi anche attraverso il cellulare, le mail, la rete?
Per far capire loro come si vive senza diritti, abbiamo provato, d'accordo con le famiglie, per una settimana a togliere un diritto ai ragazzi. È nata quindi una simulazione in cui i ragazzi per una settimana non potevano esprimere né a voce né via cellulare, telefono, chiacchiere e mail, opinioni sulla scuola, sia appunto tra di loro, sia attraverso il telefono e così via. Quindi abbiamo messo in moto delle spie, io ho messo in moto delle spie, le spie cambiavano in continuazione, i ragazzi non sapevano più chi stava spiando chi, e quindi i ragazzi si sono trovati un po' a disagio. La simulazione è durata una settimana. Come è durata una settimana la prima simulazione, che era quella relativa all'uso dello smartphone. Quando è stato introdotto il telefono negli Stati Uniti, era vietato per legge usare il telefono per chiacchierare. Si poteva solo, erano quei telefoni a manovella, no? Si poteva soltanto telefonare per chiamare il dottore per una comunicazione di carattere urgente e necessario. Allora abbiamo, come prima simulazione, chiesto ai ragazzi, d'accordo con le famiglie, di utilizzare il cellulare solo in caso di necessità. Mamma, sono in ritardo, sto arrivando, non ti preoccupare. Basta chiacchiere, basta giri sul web, soltanto per una settimana. Alla fine della settimana i ragazzi hanno evidenziato sintomi di disagio, di ansia, perché oramai tutti noi siamo piuttosto dipendenti dallo smartphone e dal cellulare, e quindi si sono resi conto di quanto era importante per loro quello strumento e di che cosa voleva dire fare senza. L'altra simulazione, che era quella appunto di eliminare il diritto di esprimere opinioni sulla scuola, anche è durata una settimana. Allora, quello che più ci interessa è che cosa i ragazzi hanno provato. Alla fine hanno dichiarato: abbiamo discusso delle nostre reazioni, disagio, incertezza, diffidenza nei confronti dei compagni. Qualcuno non si parlava più, una nostra compagna si chiamava Martina, dopo 3 anni ha cambiato strada e non veniva più a scuola con gli amici di sempre, faceva il giro dall'altra parte perché era convinta che uno dei suoi migliori amici fosse una spia. La conclusione è: senza il diritto di esprimerci, cominciavamo a stare un po' male. La speranza è che questo abbia modificato in modo più duraturo. Io sto seguendo questi ragazzi attraverso Facebook perché mi hanno chiesto l'amicizia e vedo crescere dei ragazzi piuttosto avvertiti e critici. Allora, le mie conclusioni sono che immagino che i ragazzi non solo abbiano capito alcune cose, ma che le abbiano provate personalmente sulla loro pelle. Che mi auguro che questo li aiuti a essere cittadini attivi e democratici. Se si porteranno dietro il tarlo di farsi delle domande e qualche strumento per cercare delle risposte, forse questo lavoro, sarà servito a qualcosa e io vi ho fatto il mio dovere. Penso che questa situazione dinamica, aperta, mai conclusa, sia la più adeguata a capire e a crescere e quindi a formarsi come cittadini. Penso, spero, che sarebbe piaciuta anche al mio maestro, al professor Bobbio, cui sono debitore di tante idee convincenti, ma di nessuna risposta definitiva. Ed è di questo proprio che lo ringrazio. Bobbio concludeva: il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo oggi non è più quello di discutere, quanto quello di proteggerli. E con questo abbiamo terminato il nostro incontro di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. Ci rivedremo nei prossimi incontri che saranno pubblicizzati attraverso la rubrica. Grazie e buona giornata.